Permesso, aia. Buongiorno. Fai male, non prendi il permesso. Aia. Solo a livello umano. No. 8 ore e 16, le modalità che decidiamo organizzativamente non è un problema. Che riguarda lo sciopero generale, abbiamo indicato come data il 16 di aprile. Sciopero generale di 8 ore sulle questioni che voi conoscete, che riguardano l'articolo 18, l'arbitrato, la decontribuzione. Ve le faremo sapere. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di smentire le affermazioni gravissime fatte da due ministri e da un sottosegretario. Come sapete, poi, per quanto riguarda la parte relativa alla mia organizzazione, abbiamo dato anche mandato ai nostri legali di adire alle vie legali per ripristinare la verità e imporre il rispetto della CGIL. Che non ci sia in un momento così grave nessuna strumentalizzazione di parte. Vado io. Senza le riforme, le stesse riforme che ci vengono chieste dall'Europa, rischiamo di perdere il treno della competizione, il treno della modernizzazione e le opportunità che ci vengono offerte dalle nuove tecnologie e dal mercato globale. Per questo il governo resta aperto, apertissimo al dialogo con tutti, ma deve prendere atto che non tutti vogliono il dialogo. Forza Italia al 33,5, Alleanza Nazionale al 12,6. Ci si dice la convinzione del governo che non esistono collusioni, ambiguità o contiguità del sindacato nei confronti del terrorismo. E garantisco che a nessuno di noi mai è passata una simile idea per la testa.